Ieri ho trovato un ragazzo albanese, sono stato lì un attimo a parlare con lui. L'Albania e l'Italia, una volta c'era un gap fra Albania e Italia. Oggi l'Albania e l'Italia sono due paesi gemelli, sono due paesi completamente simili, sono fratelli, potrebbero fare un matrimonio fra di loro, potrebbero fare un gemellaggio fra di loro. La similitudine che c'è oggi fra l'Italia e l'Albania, fra gli italiani e gli albanesi, è impressionante. Cioè, quando guardo l'Albania, vedo l'Italia. E quando vedo l'Italia, vedo l'Albania. Sono due paesi praticamente simili. Simili, ormai non c'è più assolutamente nessuna differenza. Quando io parlavo di balcanizzazione dell'Italia, oppure di europeizzazione comunque dell'Albania. Oggi, se noi andiamo ad analizzare questi due paesi, non ci sono più differenze. L'Albania è un paese, sono due paesi simili, molto buoni per andare in vacanza, difficili da poter vivere. E se noi oggi andiamo a vedere l'Albania di oggi, è un paese che più o meno è simile al nostro, governato dal neoliberismo. In Albania abbiamo stipendi anche da 160 euro al mese, donne che lavorano 10-12 ore nelle aziende straniere, fanno 50-60 ore a settimana, senza diritto, senza niente, senza nessun diritto. In Albania non esistono neanche i sindacati, in Italia ci sono, però è come se non ci fossero. Quindi stiamo parlando veramente di posti allucinanti, allucinanti, Italia, Albania. Cioè, gente che lavora per 160 euro al mese, per 200-250 euro, senza il minimo diritto. Due nazioni similari, che avevano qualcosa, gli hanno rubato tutto, non sono neanche più padroni a casa loro da anni. E gente costretta ad andarsene via. Infatti italiani, albanesi ne trovate dappertutto, fra Svizzera, Germania e non solo lì, Stati Uniti, non lo so. E quindi sono due paesi completamente simili. In Italia siamo arrivati più o meno come l'Albania. L'Albania costa un pochino meno la vita, ma non è neanche così, la benzina costa quasi come in Italia, c'è gente addirittura che prendono pensioni da 70-80 euro al mese. E in Italia stiamo arrivando a quello, cioè ci sono tanti ragazzi che lavorano per 400, 500, 600 euro in nero, ma se andiamo a vedere il costo della vita in Italia è assurdo. Quindi sono due paesi simili. Ma Albania dal punto di vista, diciamo, bello paesaggisticamente, dal punto di vista purtroppo geopolitico, sociale, è un disastro totale, cioè la gente guadagna un cazzo, è sfruttata, i politici, e d'altronde questo è il neoliberismo, loro hanno voluto il neoliberismo e adesso se lo sorbiscono dentro, noi è uguale. E la cosa bella è che questi due paesi gemelli, la gente è simile. In Albania se io analizzo stipendi, diritti, roba, mamma mia ragazzi, veramente c'è da stare male. E in Italia idem. E sono proprio uguali, perché in Italia praticamente qualcosa che avevamo conquistato 30 anni fa i nostri padri con le lotte di sinistra, quando esisteva la sinistra, adesso non esiste più un cazzo, quindi abbiamo 30 anni di governi di fila completamente, guardate anche oggi, cioè ditemi se c'è una differenza fra il governo e l'opposizione, cioè sono 30 anni di fila che abbiamo partiti neoliberisti, cioè non esiste più la sinistra, abbiamo perso tutti i diritti, siamo diventati un po' come l'Albania. Se voi andate a vedere l'Albania, per esempio, ogni tanto, ogni 4-5 anni, gli albanesi fanno la fiammata. Loro fanno la fiammata, gli albanesi. Cioè, subiscono il silenzio dai loro politici per anni, prendono stipendi da vomito in Albania, da vomito, diritti inesistenti, situazioni allucinanti, zitti, completamente zitti nei confronti dei loro politici, ladroni, ladroni.
ogni tanto fanno la fiammata, in Albania fanno la fiammata, fanno così, fanno il fiammatone, 3 giorni, fanno 3 giorni di casino, poi arrivano le milizie e li bastonano. Successo forse anni fa che un paio di persone sono morte durante le proteste, e poi zitti, muti, rassegnati. E adesso poi cosa sta succedendo? E in Italia uguale, Italia ancora peggio, Italia neanche fanno la fiammata di 2 o 3 giorni, Italia proprio zero, zero. Cioè, quindi potrebbero farsi un gemellaggio, perché praticamente subiscono. Poi ovviamente, se voi andate a vedere sul web come sono simili gli italiani con gli albanesi, sul web li sentite, sono tutto loro, bravi solo loro, intelligenti solo loro, italiani e albanesi uguale, eh? Cioè tutto loro, spaccano, fanno, davanti ai politici, zitti, subiscono, in ginocchio. Se noi per esempio prendiamo i popoli con i controcoglioni, con le palle vere, che possono essere i baschi, oppure il popolo francese, guardate i francesi come sono scesi in piazza per settimane, con i gilet giallo, oppure un altro popolo che c'è i controcazzi, sono i tedeschi. I tedeschi, quando si fermano per chiedere gli aumenti con i sindacati dei metalmeccanici, questi si fermano tutti, e vanno avanti per settimane, cioè hanno preso dei diritti che vabbè, lasciamo perdere. Invece no, gli albanesi la fiammatina, 3 giorni, gli italiani neanche quello, tanto in Italia ormai non esistono più neanche le lotte sindacali, non esiste più la sinistra, non esiste più un cazzo, tutto neoliberismo, vabbè, se aspetti la destra neoliberista, ciao, vogliono addirittura togliere quelle 4 minchiate che hanno messo tipo il reddito di cittadinanza, quindi lasciamo perdere. In Italia, in Albania veramente situazione disastrosa dal punto di vista sociale, tanto è vero che adesso addirittura alcune multinazionali, per esempio americane, vogliono chiudere in Italia, dove magari pagavano un po' di più, e vogliono trasferirsi in Albania. Guarda caso si vogliono trasferire in Albania, guarda caso stanno tutti aprendo in Albania gli imprenditori, perché i prenditori più che imprenditori, cazzo, come vogliono bene i prenditori al popolo albanese. Arrivano tedeschi, arrivano gli americani, arrivano i francesi, perché vogliono bene al popolo albanese, cazzo, proprio lo amano, proprio, guarda, lo amano alla follia. Come in Ucraina, che sono arrivate un pacco di multinazionali tedesche, non vedevano l'ora i tedeschi di arrivare lì a portargli le fabbriche. Guarda che bello. Che poi notate la cosa bella, è che quando poi questi paesi vengono presi, le prime cose che fanno sono le grandi vie di comunicazione per trasportare le merci che questi poveracci sfruttati, sottopagati, producono. Io c'avevo uno che mi scriveva, cazzo, guarda che bella la strada nuova che hanno fatto nel Kosovo, lì, cazzo, mi dicevano. E certo che l'hanno fatta. E secondo te perché l'hanno fatta? Secondo te perché la prima cosa che hanno fatto per le repubbliche baltiche è stata la via Baltica? Secondo te perché l'hanno fatta i tedeschi? Cioè, o i francesi o le multinazionali, così perché sono bravi? Secondo te perché vogliono fare la TAV, il treno alta velocità, il corridoio Lisbona-Kiev? Perché sono bravi, giusto? Vogliono fare il trasporto veloce fino a Kiev perché loro sono bravi, sono bravi, lo fanno per il popolo, perché domani mattina c'è lo scemo che prende il treno alta velocità per andare là, non perché ci sono le grandi multinazionali francesi che ormai vabbè hanno comprato mezza Italia che vogliono espandersi a est. No, ma stai scherzando, gli americani adesso chiudono la multinazionale in Italia e vanno in Albania perché gli vogliono bene. Sai, gli americani, cazzo, li vogliono bene agli albanesi. Cazzo, da dove trovi un popolo che ti lavora per 180-200 euro al mese senza mai lamentarsi, senza protestare, senza mai fare... Ragazza, situazione è veramente disastrosa. Noi siamo diventati come l'Albania, l'Albania è diventata come noi, siamo due paesi paesaggisticamente belli, l'ho sempre detto dell'Albania, questo video qui l'avrò fatto anche 4 anni fa di questa situazione, cosa bella che queste cose che racconto sull'Albania di stipendi da vomito, situazione, l'ho fatto 4 anni fa uguale, non è cambiato niente, la stessa cosa vale per l'Italia, sempre più ore di lavoro, sempre meno diritti zero, perché intanto c'è, cioè, 4 diritti li aveva conquistati in Italia allora i nostri padri, adesso pezzo per pezzo i neoliberisti di destra hanno smantellato tutte le conquiste
di lotte sindacali di allora, quando c'era veramente la sinistra in Italia. E le hanno smantellate tutte. Oggi ci troviamo nel neoliberismo, nello schiavismo. Siamo due paesi similari. Albania, Italia. Cioè, tante ore di lavoro, zero diritti e stipendi da vomito. Infatti, gli albanesi sono andati via a sfare dall'Albania, e lo stesso vale per l'Italia. L'Italia ogni anno se ne vanno 250.000 persone, poi loro ti dicono 120-130, in realtà le cifre vere sono quelle, perché tanti che vanno non trasferiscono la residenza. Quindi noi abbiamo paesi dove la gente, la maggior parte, se ne va via, o se non via per il mondo, e poi abbiamo paesi dove hanno il maggior numero di immigrati. Paese che comunque oggi ha il maggior numero di immigrati, se escludo gli Stati Uniti d'America, che comunque sono tutti immigrati, oggi sono la Svizzera, la Germania, la Russia è il terzo paese al mondo col maggior numero di immigrati. E se tu vai nel sud del Caucaso, il 25% della gente sono immigrati lì. Ok? Quindi noi abbiamo i paesi dove la gente arriva e dove la gente scappa. L'Albania è un paese dove la gente scappa, oppure no, in Albania non è che scappano tutti, arrivano anche gli imprenditori a sfruttare quei poveri cristi che sono rimasti, oppure in Italia, altro paese similare all'Albania, dove ormai gli stipendi sono vomitevoli, abbiamo ragazzi che ormai lavorano per 3, 400, per 2,50 euro all'ora, in un paese che ha un costo della vita assurdo. Questa qui purtroppo è la situazione. Albania, Italia sono due paesi da questo punto di vista simili. Poi sull'internet vedete, sono tutti, si scaldano tutti, sono tutto loro, sia italiani che albanesi. Oh, spacco va! Poi davanti ai loro politici, muti, zitti, zitti, subiscono tutto, tutto.